Buongiorno, eccoci qua. Ciao Adriano. Ciao Michele, buon pomeriggio, quello che è, insomma, dipende dal fuso orario. Buona mattina, buon pomeriggio a voi. Insomma, è il venerdì 13 che porta anche male grazie, disgrazie varie. Venerdì 13? Ah sì, vero, ma un po'. Sì, mi sembra proprio di sì. Cerchiamocene, sì. Sì. Allora, buongiorno, insomma, buon pomeriggio a voi. Io mi trovate un po' assonnato perché ieri sono stato su tardi, in parte a fare cose, in parte per avviare una discussione sempre più assurda che perché non sarà il tema di oggi. Il tema di oggi proposto da Adriano è la natura delle sanzioni e la loro legittimità. E l'altro tema invece è quello eterno di come ragionare con chi non vuol ragionare. Prego, Adriano. Prego, dunque, grazie. Come si può ragionare con chi non sa ragionare? La risposta è non si può, per cui non è un dibattito così approfondito. Comunque, no, hai capito? È come dire, cosa bisogna dire a un sasso? Niente, perché non c'è niente da dire. Dunque, ci ho pensato un pezzo e stavo appunto pensando che una parte della nostra reazione militare, nostra, qui vuol dire la NATO, lasciate perdere tutti i ghirigori politici, è una serie di sanzioni che vengono messe in atto contro un paese. Alcune sono relativamente di basso profilo, nel senso che io posso benissimo rifiutare di comprare una roba da uno perché voglio andare da un'altra bottega, cioè non voglio comprare, che ne so, Rolex perché mi piace Omega, sono strettamente affari miei e buonasera. Non voglio comprare gas che sia russo perché voglio comprarlo in Algeria, lo stesso principio va applicato. Alcune invece sono proprio sanzioni di ordine punitivo, sono sanzioni non penali perché non si riesce a mettere in prigione questa banda di banditi, però sono sanzioni punitive, cioè tu hai fatto questo e io ti sequestro tutto. Spesso sono gli yacht, le case, i terreni e varie altre cose. Almeno nel paese in cui adesso sto, in Francia, questa è diventata una pratica comune. C'è una regione dove hanno praticamente sequestrato tutto. Attualmente è come in custodia presso le prefetture e non si sa bene cosa fare perché questi non si trovano, naturalmente non verranno mai in tribunale a difendersi, eccetera, eccetera. Mi domandavo, ed è una domanda che appunto vorrei anche che altri si facessero. Quanto si può considerare legittima questa pratica? Pensate a quante sanzioni sono state comminate. Il caso che io ho seguito per tante ragioni in anni passati e poi quando la cosa è andata levata era il caso di sanzioni contro Sudafrica per apartheid. La politica di apartheid era una politica talmente impopolare che Mick Jagger ha detto vado a suonare solo se levate apartheid, altrimenti affari vostri. E quasi tutti hanno fatto queste cose, tranne due paesi al mondo, però quasi tutti l'hanno fatto. Naturalmente il vulnus, come dire, la pena era inflitta per un trattamento che veniva considerato lesivo di diritti umani fondamentali, in pratica l'uguaglianza, indipendentemente dalla propria origine etnica, e varie altre cose. Stavo pensando a questa cosa. Nel caso russo c'è un'evidente infrazione, nel senso che tutti, inclusi i rossi medesimi, quando non sono ubriacati da questa banda di deficienti e da chi si fa ubriacare dalla loro deficienza, riconoscono che la non ingerenza sia un principio difficilmente distorcibile. Quando viene distorto, il caso da tenersi in testa è il caso degli attacchi di OTAN contro la Serbia durante la crisi intorno a Kosovo, eccetera, eccetera. Sono appunto perché ci sono lesioni a quelli che alcuni chiamano essere diritti inalienabili. La cosa naturalmente è controvertibile, si può non essere d'accordo che esistano diritti inalienabili, però appunto non vale la pena di farlo, nel senso che è il tipo di quasi assiomatico approccio che alcuni diritti, ad esempio il diritto, che ne so, al libero movimento, alla vita, alla scelta di come uno mangia, di come uno, insomma, dopo certi secoli,
decide di adorare il suo Dio o di non adorare nessun Dio a seconda dei gusti, sono considerati un po' inalienabili. Stavo pensando alla cosa seguente. In uno dei paesi leader della coalizione dei paesi liberi, vale a dire gli Stati Uniti d'America, è in corso un attacco che è difficile giudicare, nel caso vi interessi la mia opinione ne ho una, ma in questo caso non è rilevante, è un attacco al diritto e alla legalità dell'aborto. Dopo si può, come dire, raffinare la questione all'infinito, se deve essere nelle prime 8 settimane, 12 settimane, 16 settimane, fino al primo giorno prima del parto, oppure il giorno del parto medesimo e così via. Però c'è un attacco a questa cosa. Molte persone, il sottoscritto incluso, pensa che esista un diritto di tutti quanti, vale a dire delle femmine e dei maschi, a decidere questioni di questo genere senza interferenze legali. Si possono mettere alcuni limiti, si può decidere che l'infanticidio è un omicidio, stop. Si possono molto, come dire, quello che i gesuiti chiamavano fare ragionamenti casuistici, ma nel caso in cui fosse vero che il bambino è sano e la madre è sana, però la gravidanza è l'effetto di uno stupro, allora bisogna fare un'eccezione. Tutte queste cose lasciatele perdere. Pensate al caso centrale. C'è il caso di un diritto, in questa condizione, soprattutto la produzione femminile, di decidere per conto suo. Negli Stati Uniti questa cosa è molto contestata per varie ragioni, ci sono dei ghirigori giuridici che sono anche interessanti, però non sono al centro di quello che mi interessa. Domanda sia al professor Boldrin che a chi si interessasse al problema, come dire, della sanzione contro la libertà. Si possono sanzionare gli Stati Uniti dicendo che hanno violato il diritto delle donne? Ora, naturalmente questa cosa risente molto di una specie di alto grado di volontarismo. Cosa bisogna fare? Non comprare i sommergibili, sfasciare iPhone, che ne so, non comprare Tesla, non ascoltare le musichette di Metropolitan e così via, o non guardare i film di Hollywood. Ma esattamente, è legittimo, come dire, interferire all'interno. Notate bene che gli Stati Uniti hanno tutto il diritto, a mio avviso, di dire: guardate, è un sistema giuridico fatto così, c'è un'opinione che ci sarà probabilmente nelle prossime non molte settimane, da 5 a 10 settimane, c'è un'opinione della Corte Suprema che dice questo è un problema che le legislature, cioè ogni Stato, deve sfangarsi per conto suo. Non aspettatevi che ci sia come un ausilio esterno della Corte Suprema che vi dice questa cosa, perché, cosa vera, nella Costituzione non c'è assolutamente l'aborto, non c'è nessun diritto. Mentre c'è il diritto a essere armati, non c'è il diritto a abortire il proprio feto. Domanda: se dei paesi civilizzati, cioè non necessariamente dei pazzi, De Cesare, questo qua come si chiama, Bornovo e Canfora, cioè dei poveri ammanettati, dicessero bisogna dare delle sanzioni agli Stati Uniti, è legittimo o no? La domanda è altamente teorica, penso che nessuno mai lo farà, nemmeno i paesi appunto più femminili e femministi, cioè la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca. Però che differenza c'è? Cioè, se c'è un'infrazione di diritti minimi umani che commettono i talibani, e i talibani sono appunto da sanzionare in vari modi, non so cosa si possa fare, però supponiamo di sì, si dovrebbero anche sanzionare gli Stati Uniti? Vorrei sentire il vostro parere, nel senso che sarebbe sensato dire che alcuni stati, perché si noti bene, il caso delle sanzioni non è un boicottaggio individuale. Siccome mi stanno sulle scatole le messe in pieghe del signor Barilla, non mangio la pasta, mangio solo riso. Si può, però è un boicottaggio individuale. Non è uno Stato che dice noi ci rifiutiamo, ad esempio, commercialmente di avere un trattato con questi qui. Perché? Perché sono, detto in termini altamente diplomatici, delle figure porche. Si noti che in molte cose si fanno. Cioè ci sono alcuni Stati che non possono, ad esempio, trattare anche materiale non a livello di armi, che fosse il materiale che può diventare radioattivo. Ci sono dei posti dove non si può fare così, dove non si può fare così. Sarebbe legittimo
sanzionare gli Stati Uniti? Prego, la domanda è abbastanza semplice. Se un paese libero giudica che un altro paese è sufficientemente antilibero per considerarlo in stato di infrazione, è legittimo dire non è legittimo invaderlo? Fino a lì penso che ci sia un vasto consenso, tranne appunto con la professoressa De Cesare. Però è legittimo sanzionarlo in senso stretto? Perché... Adriano, però... Sì, ma... Allora, ci sono tante maniere di rispondere. La prima è perché deve essere una questione risolta a livello di diritto internazionale. Allora, se va risolta, va risolta a livello di diritto internazionale. Abbiamo trattati, soprattutto commerciali, abbiamo accordi militari. Per quanto riguarda il diritto internazionale, dobbiamo rifarci alla Carta dell'ONU e come dire, risoluzioni seguenti che in qualche senso sembrano definire quello che dovrebbe essere il quadro internazionale di riferimento in questo caso. Poi nel diritto marittimo eccetera vi sono altre fonti, ma anche lì si prevede, no, il diritto all'autodifesa e così via. Però la mia domanda è in che senso, di fronte a violazioni che poi in realtà sono attacchi, dobbiamo sempre comunque attenerci al diritto dato nella misura in cui l'azione in questione lo viola? Cioè, nel caso specifico della Russia, come in altri casi, ma pensiamo al caso del Ruanda. No, nel Ruanda la comunità internazionale non riuscì a decidere. Ti ricordi? Vi furono molti che dissero bisogna mandare i soldati, bisogna intervenire, e la decisione di non intervenire non fu di tipo puramente etico o giurisprudenziale, cioè non abbiamo il diritto di intervenire, no, fu di ragione pratica alla fine. È una guerra civile orrenda, dispersa e diffusa nel paese, non esiste un fronte, non è ben chiaro chi stia, cioè è chiaro chi sta uccidendo chi, ma siccome è letteralmente il vicino sta uccidendo il vicino, un intervento militare richiederebbe un dispiegamento enorme di forze perché bisognerebbe andare a controllare l'intero paese, casa per casa. Quindi non lo facciamo e ci sopportammo, non mi ricordo più il numero, ma forse era molto alto, di morti. Quindi... Non so se voglio porre la questione solo in termini di diritto. Ecco, ti rimbalzo la domanda, adesso che te la rinvio, come dire, in termini di dubbio mio. Questo tipo di situazione, i criteri attraverso i quali tu trovi legittimo, tu trovi ragionevole, tu trovi giusto, tu trovi condivisibile, non so quale parola, perché ognuna delle parole suggerisce una dimensione di analisi, quindi diciamo condivisibile, quindi non so se è giusto o ingiusto, però tu lo condividi. Tu ritieni condivisibile intervenire e porsi il problema di intervenire? Il tutto deve essere risolto con criteri giuridici o esistono altri? Io te la butto subito qua, l'abbiamo anche detto tempo fa proprio tu e io. Nel momento in cui ti saltano le regole della convivenza e del diritto internazionale, che implicavano infatti che la Russia non avrebbe potuto invadere l'Ucraina, ovviamente. Dobbiamo necessariamente in risposta attenerci alle medesime, a parte che le medesime, in questo caso la Carta dell'ONU prevede, no? Un paese aggredito può chiedere assistenza militare agli altri paesi in generale, alla comunità internazionale, e questi la possono fornire. Quindi da quel punto di vista la mia comprensione è che, adesso gli articoli a memoria non li so, Giuseppe Paccione li ricorda a memoria, li ricorda spesso, siamo perfettamente all'interno di quel diritto e si intervengono alle forme più varie, comprese le sanzioni. Anche il meccanismo delle sanzioni a livello ONU è previsto, regolato, stabilito e così via, no? Ma io in realtà ho un problema diverso, cioè se vengo aggredito violando le regole della convivenza, la mia reazione in che senso è limitata? Qui l'unico esempio che mi viene in mente è quello della legittima difesa.
È vero, se uno mi aggredisce nella notte e mi punta un coltello, io sono, secondo il codice penale, autorizzato a difendermi e anche a picchiarlo, però poi c'è il dubbio, se ho la pistola mi volto e gli sparo subito senza neanche chiedergli né ai né bai, senza intimargli vattene o ti sparo, senza essere in quel momento in rischio di vita. Poi il giudice cosa fa? Come abbiamo visto, in alcune circostanze può decidere che in realtà sono colpevole io di eccesso di legittima difesa. Quindi questo è un quadro. L'altro quadro è quello alla guerre come alla guerre. Io, a fronte di violazioni, mano a mano che le violazioni crescono di intensità, sono molto tentato alla guerre come alla guerre. Però ammetto che non sia un terreno, che sia un terreno molto sdrucciolevole di discussione. Però prima vorrei capire perché tu ritieni che la legittimità delle risposte debba essere risolta all'interno del diritto esistente. Dunque, no, non ritengo, probabilmente mi sono io male spiegato, non ritengo che debba essere tenuta dentro il diritto esistente, per molte ragioni. Il diritto esistente, fino adesso, è un diritto che, ad esempio, dice che come la linea della pace di Westfalen non si tocca, cioè non esistono interventi di nessuno al di là delle frontiere che in qualche modo sono sacre. Non domandate la domanda difficile come si stabiliscono le frontiere perché non si sa, probabilmente con la guerra precedente, per cui se Trento o Trieste sono italiane e Capodistria non è italiana, dipende da come è andata una guerra. Però le frontiere non si toccano, fino a qua siamo d'accordo. Bisogna stare nel limite del diritto precedente. La questione è molto complicata. C'è un principio giuridico che non a caso hanno tenuto in latino per non far capire alla gente cosa vuol dire. Gli americani lo chiamano stare decisis, cioè stare alla decisione che è vigente al momento in cui arrivi a occuparti del problema. E quello è il cosiddetto status quo, il modo in cui le cose sono al momento in cui vieni chiamato a prendere delle decisioni. Bisogna sempre seguire il precedente? No, non ho nessun dubbio. Non c'è nessun dubbio. Ci sono molte Infatti, ragioni. uno dei dibattiti, questa è una cosa a latere qui negli Stati Uniti, è che di fatto i giudici che si preparano a cancellare Roe versus Wade hanno deciso di non stare decisis e soprattutto hanno violato quello che sotto giuramento tutti uniformemente promisero quando vennero confermati, che è la parte controversa del tutto, no? Cioè, qui si ha la domanda esplicita, ma Roe versus Wade è giurisprudenza stabile a suo avviso? Assolutamente, ormai è lì, risolta già. E invece sembra che il bulk dell'argomento che hanno preparato, l'ho letta in realtà, la risoluzione che stanno preparando, la decisione che stanno preparando è molto interessante, è piuttosto folle a mio avviso. Però fondamentalmente c'è una parte vera che dice sì, è vero, questa sembra giurisprudenza acquisita, però diciamocelo. Questo è un problema politico, quindi deve decidere il Parlamento. Però è vero che rispetto, per esempio, alla loro promessa, questi hanno mentito. Voglio dire, qui dobbiamo prendere noi una decisione. O parliamo di questo caso recente o del problema generale. Il problema che io pongo è: si supponga che gli Stati Uniti, con buone o cattive ragioni, a seconda del punto di vista che uno voglia adottare, vada massivamente all'indietro, ad esempio, sui diritti legati alla sfera sessuale. L'aborto è uno di questi, non è il solo, però è certamente il più duro e secco. Lì bisogna dire sì o no, non ci sono molte scorciatoie e maniere di evadere. Esempi: 2 volte la Corte Suprema Europea sostanzialmente ha detto che la Polonia fa male. C'è un caso che ha tutte le analogie necessarie, cioè la Polonia ha preso delle opzioni in cui c'è meno libertà giudiziaria della magistratura, sostanzialmente i giudici sono più sottoposti alle direttive del governo e non meno, lo stesso peraltro anche sui diritti sessuali. La Polonia è un altro dei posti dove hanno queste fisse religioso-sessuali, però appunto l'Unione Europea ha cominciato a dire: vi cominciamo a non punire, però a redarguire sì.
Per quelli che seguono il calcio deve essere il primo cartellino dell'ammonimento. Non vi state ben comportando. Nel caso degli Stati Uniti la cosa è abbastanza analoga, nel senso che c'è una sentenza vecchia, Roe versus Wade, in cui la Corte ha scritto una cosa che sì, si potrebbe discutere, ma non è, data la mia opinione che conta pochissimo in termini di legge costituzionale, non è esattamente ortodossa, nel senso che dice una roba che si prende un diritto e lo si estrapola a qualcos'altro. Però questa è una legge, quella che è passata. Quando questa venisse rigettata da una sentenza successiva, quindi non starebbero decisi, ma andrebbero contro il precedente, contro la decisione che è stata presa a quell'epoca, no, sostanzialmente dal punto di vista giuridico non succede niente, la Corte Suprema non scrive leggi, deve però dire questa non è una responsabilità che nessuno può avere in quanto entità federale, che le legislature, cioè gli stati, decidano come vogliono uscire da questa cosa. Questa è la posizione che prendono molti, naturalmente le parti più religiose e una buona parte, forse la grande maggioranza del Partito Repubblicano, è convinta che la grande maggioranza delle legislature passerà misure sempre più draconiane, quella estrema è banale, cioè l'aborto è omicidio, quindi il medico è direttamente un organizzatore di omicidi. Altre sono leggermente più moderate e così via. Questa è la situazione. La mia domanda è: si può sanzionare gli Stati Uniti sulla base di questo? Cioè è questa una violazione dei diritti? Ho notato che due persone, non mi ricordo più chi perché non riesco a guardare due cose stesso momento, dicono che non è chiaro se c'è nella carta dei diritti umani, che non so esattamente cosa sia, probabilmente i diritti umani nel senso di come le Nazioni Unite, non c'è l'aborto. No, non c'è. Infatti credo che sia uno dei problemi. Allora, tu di nuovo però mi stai dicendo a te va bene alla fine trattarlo come una questione di diritto, perché uno può decidere che no. Ecco, cioè se lo tratto all'interno dei confini, dei limiti, no? Definiti dalla Carta delle Nazioni Unite, non c'è l'aborto come irrinunciabile diritto umano. A parte che io non detto, ma questo a prescindere, proprio per chiarire, perché io non trovo mai, non ho mai trovato, lo sai, ma credo neanche tu, molto convincente l'argomento degli diritti naturali sacri e inviolabili, come se fossero eterni e decisi dal Padre Eterno. Per carità, è una convenzione, è una maniera di parlare, di articolare, di riassumere frasi molto più lunghe, discorsi molto più lunghi, però va anche detto che è meglio che non ci leggo nulla di eterno, inalienabile, sacro, al di fuori di ogni dubbio nella lista di quei diritti. Penso che si possa sia allargare che restringere, perché cambia la percezione, cambia la maniera in cui quei diritti si esercitano e vengono percepiti. Comunque l'aborto in quel caso non c'è. Ora, ecco, di nuovo qui bisognerebbe essere preparati, cosa che non abbiamo fatto, però adesso lo farò. Vado a leggermi un attimo, nel senso che è perfettamente possibile, neanche nella Costituzione americana c'è il diritto all'aborto nella questione di fondo. In Roe versus Wade la Corte decise che comunque era conseguenza diretta del diritto invece presente, no? Della libertà della persona, la sua ricerca della felicità, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi fondamentalmente era un diritto sotteso o implicito. Magari uno potrebbe decidere che è implicito il diritto all'aborto nella lista dei diritti umani che oggi accettiamo come tali, e iniziare una procedura di infrazione verso gli Stati Uniti nella stessa maniera che lo si fece col Sudafrica, come giustamente ricordi tu, prima con la Rhodesia, per il razzismo. Altri direbbero no, è un'interferenza negli affari interni di un paese e quindi no. Ma d'altra parte allora uno ti risponde, ma e allora gli Uyghur, e allora il Xi'an, anche quella interferenza negli affari interni del paese, no? E così via. Visto che qualcuno ha tirato fuori Erdogan e la sua reazione alla proposta che Svezia e Finlandia entrino nella NATO, non so se l'avete vista, la sua dichiarazione è no, noi siamo opposti, perché? Perché danno ospitalità a organizzazioni terroristiche. Ora, è vero che quello non è diritto internazionale, la NATO non è l'ONU, però un po' le regole sono analoghe, cioè ci sono delle similarità, e infatti l'argomento di Erdogan è del tutto politico. Ha detto, non voglio nella mia organizzazione la gente che dà
che dà ospitalità alle organizzazioni politiche che io, per ragioni interne, ho reso illegali, ho bannato, facendo il dittatore, e che io ho definito essere terroristiche. Il che anche mostra quanto delicata sia l'arma del terrorismo che purtroppo Stati Uniti e molti altri paesi hanno utilizzato, per esempio nei confronti dei palestinesi. Tutte le volte che il tuo avversario politico gli viene impedito di esercitare i suoi diritti e lo costringe al ricorso alla violenza, poi lo definisci terrorista. Peccato che poi, appunto, terrorista è sempre quello che perde. Quindi non lo so se, capisci, andando su quella strada arriviamo molto lontano, perché abbiamo sia un campo ristretto di definizione di ciò che è legittimo, sia enormi contraddizioni, cioè casi che contraddicono uno con l'altro. L'invito mio ovviamente è schmittiano, Adriano, in questo caso, ed è, il problema è politico, il problema è con chi stanno questi, sono una minaccia per me, sono una minaccia effettiva, grande abbastanza da giustificare una reazione o no? Allora, provo a sfasciare l'ordito di questa cosa, perché è una tela molto complicata. Numero uno, esistono diritti naturali inalienabili? Sì, ma cambiano di continuo. Perché c'era il diritto inalienabile a comprarsi gli schiavi, più o meno dopo l'abolizione delle leggi schiavili, l'ultima mi sembra sia la Mauritania negli anni 90, questo diritto non viene riconosciuto a nessuno. Quindi se esistono diritti inalienabili continuano a evolversi in maniere complicate. Secondo, nel caso particolare dei diritti sessuali, la cosa è veramente contorta e difficile da rispondere, perché la risposta degli altri, diciamo, la risposta della linea più draconiana, più dura, con la libertà di aborto protetta dalla legge, dice: guardate che qui stiamo noi massacrando appunto i feti, che sono esseri umani e hanno il diritto alla vita tanto quanto gli Uigur o i Curdi o chi volete voi. Tutto questo è vero. A mio avviso la domanda che mi pongo è questa: non è un problema tanto di diritto. Quando quello che intendo per sanzioni sono forme di sabotaggio di un paese tutto intero, che toccano quasi inevitabilmente sia la sua popolazione che il governo di quel paese, che sono parecchi gradini più in basso di un intervento militare, cioè di attaccare una frontiera. Per cui Putin, ad esempio, anche se fosse vero, e non è vero, che la parte russofona della cittadinanza ucraina, chi parla russo ed è ucraino, fosse stato in qualche modo discriminato, non sto a ritornarci, è una balla che hanno inventato questi qui poveretti. Non ha il diritto di entrare militarmente, però ha il diritto, che ne so, l'università, l'ultima università che era attaccato, di rifiutare di trattare con le borse di studio con l'Ungheria. Alcuni pensano di sì, nel senso che l'Ungheria ha fatto delle cose contro gli insegnanti a cui bisogna rispondere appunto con sanzioni. In primo stato il rifiuto di collaborare. Io non coopero con le tue iniziative. Non è solo un problema di diritto, perché il diritto è quella cosa che si scrive e si riscrive a seconda di come tira il vento. Naturalmente la Polonia ha fatto una legge che ha cambiato il modo in cui i giudici vengono selezionati. Naturalmente, che ne so, uno può scrivere una legge dicendo che tutti quelli che non hanno i capelli tagliati stili Kim Il-sung vanno imprigionati. Se questo ti risponde, la legge è quella, bisogna stare decisis, buonasera. No, ci sono alcuni principi che in qualche modo hanno più valenza della legge presente. L'ipotesi che ho lanciato, che l'ho detto, è una roba controversa e ardita, è se i diritti sessuali, in questo caso l'aborto, hanno più valenza della legge come scritta. Cioè, può benissimo il Vaticano scrivere una legge dicendo Dio ha detto così, ma a mio avviso uno Stato non ha il diritto di propinare e sostenere delle leggi che sostanzialmente paralizzano il diritto delle donne a farsi affari loro. Ma quella è un'opinione tua politica, cioè c'è anche l'ambiguità della parola diritto, hai capito? Cioè, qui torniamo all'eterno, sempre eterno problema del finto su cui
si regge la critica sia di tanti, ma io menziono quello più noto, Schmitt, anche Leo Strauss, del cosiddetto liberalismo, poi alla fine, no? Di una certa visione del diritto positivo, secondo cui è possibile determinare appunto questi diritti naturali dai quali discende tutto il resto. E non è così. Cioè, per te, ma anche per me, è legittimo, è un diritto della donna far quel che vuole del suo corpo, dal prostituirlo al riprodurre figli o non riprodurli, a non farli o non farli, punto. Per altri no. Perché da dove viene, se ci pensi, la tua, almeno ecco, no, non solo la tua, ma la mia idea che questo diritto della donna è inalienabile, per sofferenza che possa causare ad altri, che so, il potenziale padre. Veniva da una forma di empatia col suo stato mentale, a una percezione emotiva di cosa succederebbe a me se violassero il mio corpo e mi ordinassero di usarlo per un fine che non condivido, e quindi un riconoscimento di similarità nel suo stato mentale al mio e di accettazione, quindi anche lei donna, per generica donna che possa essere, nel senso che non serve che sia una che conosco, ha questo stesso mio diritto, no? Perché soffrirebbe di questo stesso mio soffrire a fronte della violazione. Ah, però io per esempio sono anche dell'opinione che la vita è un fenomeno biologico che ha 100.000 miliardi di manifestazioni, che sono vive anche le piante e che quindi l'incontro fra il mio spermatozoo e l'ovulo della signora non ha in sé nulla di religioso, di magico, di divino, di eterno, che non c'è alcuna anima, bla bla bla. Se uno è davvero convinto della puttanata magica che c'è l'anima, che cazzo posso farci? Quello lì è convinto che nel momento in cui lo spermatozoo la vita si infila nell'ovulo, nasce l'anima, perché c'è Dio che è lì che guardi, cioè, spermatozoo arrivato, anima, catalogo, anima, perché siccome Dio sapeva tutto, ce l'ha in magazzino, c'è l'anima pronta del nuovo individuo e gliela manda. Oh, ho capito che sembra una puttanata, anzi lo è ovviamente, il problema è che quello lì ce l'ha e lui dal suo punto di vista decide che è bene impedire alla donna a quel punto di abortire. E allora quale dei due è un diritto? E qui l'uso della parola diritto diventa ambiguo, Adriano, c'è poco da fare. Cioè, il tuo tentativo, che io capisco, di ricondurre tutto a una questione di diritti, io non riesco a seguirlo, perché alla fine è una questione di rapporti di forza. Le donne, i movimenti delle donne, con supporto anche di una parte della popolazione maschile, hanno imposto chi prima dominava il diritto all'aborto. Come l'hanno fatto? L'hanno imposto con la lotta politica, dicendogli fate una sega che voi riteniate che c'è l'anima, io la vita è sacra perché c'è l'anima e quindi io devo rimanere incinta, avere a fare la gravidanza e partorire anche se questo mi ha violato, anche se è stato un errore, anche se questo qua è un cretino che ha sbagliato e bla bla bla, anche se sto male, anche se mi hanno licenziato e morirò di fame, sono disperata, anche se mi sono venuti gli istinti, o quel cazzo che è, no? Hanno detto no, qua comando io, ma un'affermazione è stata una lotta politica. L'ha stabilito un diritto, nel senso che ha eliminato il potere di altri, è una questione di potere, non ti pare? A me pare moltissimo così, ma la mia domanda è ortogonale a questa. Si prenda il caso in cui in un paese, in questo caso non è neanche una minoranza perché le femmine sono la maggioranza, venga malamente oppressa. La mia domanda è: se non vi piace il titolo di legittimo, è una buona idea sanzionare un paese in cui le donne sono oppresse? Esattamente. La risposta è sì, se pensiamo nel calcolo costi-benefici che il piacere che riceviamo letteralmente dall'idea di non cooperare con l'oppressione delle donne sia superiore al costo che ovviamente questo importa. Pensa agli scarpari marchigiani. Per gli scarpari marchigiani, per fare un esempio, tutti quelli che corrono dietro agli argomenti di Conte e compagnia o di Salvini, il piacere di non cooperare all'aggressione russa all'Ucraina e anche, oserei dire, il senso di sicurezza che ti viene dal sapere che un paese imperialista, violento e aggressore come la Russia sta perdendo, grazie alle sanzioni, la capacità di aggredire, far del male, distruggere, potenzialmente aggredire te, ecco, questo aspetto positivo per loro è ampiamente compensato dal fatto che perdono i loro soldi.
che perdono i loro turisti russi, che perdono la loro vendita di scarpe, che perdono, che cazzo ne so, l'amorosa russa magari volevano affittare, cose di questo tipo. E quindi hanno deciso che nel costo-beneficio di quell'azione data, il costo è più alto del beneficio. Funziona così, a mio avviso. Per quello si fa la lotta politica, per quello tu e io e altri siamo qua a spiegare o a cercare di far capire che il rischio anche personale è molto più alto di quello che è. E per questo la propaganda contraria, dalla falsità al falso quotidiano, cosa fa? Ti spiega ogni giorno che tutti i mali del mondo adesso sono dovuti alle sanzioni, che tutti i mali del mondo sparirebbero se si eliminassero le sanzioni, che le sanzioni non fanno un piffero alla Russia ma fanno malissimo a noi, eccetera, eccetera. La funzione di tutto questo qual è? È rispondere alla tua domanda. E cioè dire, ma guarda, l'Italia mica conviene fare le sanzioni, conviene trattare con la Russia e comportarsi con i russi come ci comportavamo prima. Se seguissi questo argomento, se appunto e le ipotesi che ho presentato hanno un grado di plausibilità, bisognerà sanzionare gli Stati Uniti. Quanto piacere questo dia a me, pochissimo personalmente, però capisco cosa vuol dire. Perché due gruppi, consigli, chiamate quali vuoi, di cui sono stato membro, quando è stato deciso di dare una martellata alle possibilità di cooperazione con gli ungheresi, ma il piacere era scarso, cioè molta gente ha dovuto sbaraccare di tutto, incluso uffici e una intera università, perché gli ungheresi si sono scocciati, cioè gli ungheresi, il governo ungherese. Orban si è scocciato, appunto. Si è scocciato perché CU, cioè l'Università Centrale Ungherese, che era stata all'inizio largamente finanziata da Soros, non accettava questo loro imprimatur, cioè c'era una specie di tenure all'università tutta intera. Sì. Che veniva data solo dal governo a condizione che tu accettassi. Non era proprio come il giuramento al duce, però una roba, se dovevi accettare una serie di pseudo controlli. Questi qui, anche perché avevano quattrini dietro se stessi, hanno detto no, noi ci possiamo permettere di essere indipendenti, noi affittiamo un palazzo che chiaramente è a Budapest, è un palazzo ungherese, però a parte quello noi siamo l'università di noi stessi, cioè degli studenti e di quelli che ci lavorano. Il tiramolla è andato lungo a molto finché hanno detto, hanno cambiato ancora la legge, chi non aveva questa specie di patente di essere un'università doveva andarsene, alla fine ha dovuto cedere. Adesso l'Università Centrale Ungherese è a Vienna, fortunatamente il dottor Soros ha pagato i traslochi a tutti quanti, però queste sono cose un po' minori, nel senso che non ci sono questioni così tanto fondamentali. Quella dell'oppressione delle donne a me puzza molto di davvero fondamentale. Sono d'accordo sulla versione vagamente Strauss-Schmidt, che in fondo il diritto è una specie di cozzare, di scontri di forze politiche, e chi vince si autonomina la fonte del diritto, come si autoelegge fonte del diritto, non c'è un'altra fonte, a meno che appunto non esista davvero una legge naturale che ha scritto Dio, il compito nostro è scoprirla, ma sembra di una tale improbabilità, è già fumoso capire cosa sia una legge naturale, figurati quella scritta da Dio. Questo sono d'accordo. Lo dico più che altro perché un aspetto per cui sono d'accordo, c'è un problema politico grave, segnalo solo che un problema politico grave di dimensioni diverse e di natura diversa dal problema che c'è in Ucraina è che gli Stati Uniti, a modesto avviso del sottoscritto, si stanno apprestando a opprimere il 58% della loro stessa popolazione. In tutte le salse, queste sono le femmine che sono americane. Naturalmente tutto è possibile, nel senso che potrebbe sempre dire: senta, prenda l'aereo, vada a Parigi, l'aborto si fa sempre, è gratuito dappertutto, non rompa le scatole. Se non le piace davvero la Francia, vada in Danimarca, vada in Svezia e così via. Soprattutto le classi meno abbienti, che non viaggiano, che non hanno i quattrini per comprarsi i biglietti e così via, non lo possono fare. Questa è la mia impressione. Nel caso di questi qui, cioè, ho ascoltato accuratamente per la prima volta questa mattina, perché un amico mi ha inviato tutti i
di questa famosa signora De Cesare. Insomma, la domanda è un po' strana, a mio avviso. Questi sono tutti pazzi? Secondo me c'è un elemento di psicopatologia. Adesso non credo che siano veramente agenti russi, perché i russi sono più intelligenti. Questi sono. I russi sono più intelligenti, ma non è detto che quelli che se ci sono i famosi utili idioti. No, ma di fa ecco, sì, ma allora utili idioti, il sostantivo è che essi sono idioti che tornano utili, ma voglio dire, i russi sono più intelligenti nel senso che si comprano Marine Le Pen, Fillon e Berlusconi, non si comprano i professori di filosofia, si comprano quelli utili, quelli che fanno i contratti, può darsi che si siano comprati la Lega, non lo so, però voglio dire, la mia impressione è che i russi quando hanno deciso di fare veramente queste campagne, o fanno veramente quello che loro chiamano ad Equanost, o ti adegui o muori. Navalny, forse Politkovskaya, ma ce ne sono tanti casi, oppure vanno dai potenti, che siano di destra, di sinistra, di centro, di sotto, di sopra, non vanno da Bianca Berlinguer, perché non gli scalda. L'aspetto grave di questi, che appunto mancano assolutamente di qualsiasi forma di lucidità intellettuale, è che sono veramente l'estremo narcisismo, pur di apparire, dirò sempre delle cose che secondo loro sono. Cos'è che ha detto quella? Anti-mainstream, cioè si oppongono alla cosiddetta vulgata del pensiero. La mia domanda è molto diversa, cioè quanto si estenda questo fatto politico a dei paesi che di solito non mettiamo a bersaglio? Cioè, per intendersi, se uno si occupa, ad esempio, del problema grave dell'oppressione delle femmine in giro per il mondo, al momento attuale poco o niente viene fatto per sanzionare né l'Arabia Saudita né Afghanistan, dove le donne non se la passano esattamente benissimo, abbastanza meglio che nel passato, per cui anche lì quello che era diritto, in quel caso dicono loro perfino stabilito dai profeti e dagli dèi, si è modificato. Però questa cosa non c'è. Mi domando se abbiamo, noi tutti, il sottoscritto incluso, sufficiente quantità di cojones per sanzionare dei paesi che si comportano così. E ovviamente la risposta è che lo sai che è no. Qualcuno in rete, uno degli ascoltatori, ha messo l'esempio di El Salvador, dove hanno condannato la donna che ha avuto l'aborto spontaneo. Che Beh sì, una volta che decidi che l'aborto è omicidio, sia quello che sia, è omicidio. io non lo so, perché perfino uccidere uno è omicidio, però c'è anche l'omicidio a colposo, cioè quello preterintenzionale, voglio dire. Sì. Non tutti gli omicidi sono uguali, uno si aspetterebbe che non tutti gli aborti sono uguali, anche nella follia della Chiesa Cattolica l'aborto spontaneo non è un peccato, no? Ti accettano in chiesa, non ti condannano, non ti mandano il Padre Eterno, chissà, alla fine dice non l'ha fatto lei. Vabbè, ma andiamo avanti, no? Sì, la risposta vera, Adriano, è che in tutti questi atti, in tutti questi atti, ed è quello, secondo me, la finzione. Se vuoi, per carità, una delle cose su cui Marx, fra gli altri, aveva profondamente ragione, cioè che l'elemento del diritto, che è un ottimo elemento, la parte dove, a mio avviso, molti sbagliano è nel pensare, nel fare il salto logico sciocco che dice i diritti e i doveri, ciò che è permesso, ciò che non è permesso, ciò che si sanziona, ciò che non si sanziona, viene deciso sulla base di rapporti di forza politici. E da lì fare il salto immediato e stupido che dice allora non valgono un cazzo. No, non è vero che allora non valgono un cazzo. Tra le altre cose ti permettono enormi guadagni, cioè quello di convivere in base a regole che ti danno delle module di comportamento che ti permettono di prevedere la conseguenza delle tue azioni e che riducono il conflitto diffuso. Quindi già di per sé, anche se sono stati imposti, se vuoi, no? Anche se fossero imposti magari dal dittatore benevolente, sarebbero comunque meglio dell'alternativa. Però va riconosciuto questo elemento, che si basano sull'esistenza di rapporti di forza, a volte militari, a volte, grazie a Dio, più frequentemente politici, di scontro politico, di votazione, di pressione sull'opinione pubblica, di emozioni e di disponibilità delle persone a pagare un prezzo. E quindi la risposta sulle sanzioni, sull'esempio che tu hai fatto, dovremmo sanzionare gli Stati Uniti d'America.
La risposta è dipenderà da quanto i paesi che hanno relazioni con gli Stati Uniti d'America riterranno una grave violazione dei diritti umani o un'eventuale proibizione dell'aborto in buona parte degli Stati Uniti. Io così la vedo, le persone individualmente lo sanzionano, cioè l'essere contro gli Stati Uniti è un paese altamente sanzionato a livello di opinione pubblica, perché se ci pensi una buona parte del dibattito di adesso è tutto sanzionatorio nei confronti degli Stati Uniti, e cioè l'odio, il fastidio, il disprezzo, la ripulsa nei confronti del paese at large per azioni precedenti, Iraq soprattutto, ma che so, Vietnam, c'è chi tira fuori il Vietnam, poi a seconda delle opinioni politiche la gente tira fuori Cuba, però Cuba gli dice ma guarda, la responsabilità degli Stati Uniti su Cuba e sul disastro cubano è talmente piccola che ve ne sono ben altre, e anche lì conta questo, però è un sanzionare, no? È anche questo, è una maniera di sanzionare. Quando quel sanzionare diventa di massa ed è rappresentato in Parlamento, il Parlamento che alla fine cede alla maggioranza della popolazione che rappresenta passerà alla legge che dice gli uomini americani non possono più venire turisti in Italia, perché sono cattivi e opprimono le donne americane, quindi vengono solo le donne, possibilmente giovani, alte, buone, bionde, californiane o anche more, va benissimo, nessuna discriminazione, ma gli uomini americani tutti a casa, cioè paradossalmente, no? Sì, però voglio dire, tutte queste sanzioni anti-americane, salvo che in un caso, che credo sia la Corea del Nord, sono sanzioni, come dire, di opinionisti, cioè che alla gente stanno sulle scatole le posizioni americane. Anche lì poi io c'ho seri dubbi, ma però va bene. E ogni volta che succede, questa è una cosa su cui invece bisogna pensare, ogni volta che succede uno stato di tensione in cui il gruppo di paesi democratici viene messo sotto pressione, risalta fuori l'ombra di Benito, incarnata attualmente da, come si chiama quella, Fusaro, De Cesare, Canfora, quell'altro che ho visto ieri sera, il signor Montanari, il professor Montanari, cioè tutte queste figure che francamente hanno pochissimo di politico da dire, gli stanno solo sugli scatoli degli Stati Uniti per ragioni X, molto arcane, e ogni volta che c'è questa pressione questa roba salta fuori. In tutti gli altri casi no, cioè il segretario generale compagno Mattei insegna negli Stati Uniti, De Cesare ha insegnato negli Stati Uniti, ecco, perfino Fusaro ha insegnato negli Stati Uniti. No! Sì, una volta. È una delle gravi vergogne, non mi ricordo più di che dipartimento, ma deve essere un dipartimento di Harvard. Lo hanno invitato. Ma non ha insegnato, sarà passato per caso con l'amico a fare una gita. Cioè, non era una gita. È stato che lui era professore MIT. No, ma non è che sì, un attimo per capire che era una balla. Poi, secondo me, Gatti si è ispirato a quella nostra trasmissione. No, può darsi che ci siano balle, però quello che voglio dire è che questa è una cosa particolare dei filosofi. Ai dipartimenti di filosofia, di quello che fanno i dipartimenti di filosofia in Italia, non gliene frega nessuno niente al mondo. Naturalmente, questi inventano un battage pubblicitario in cui qualche dipartimento, di solito della letteratura italiana, li chiama a discutere, parlare, seminare, insegnare. Non è che li assumono, però li finanziano nel corso di un outing che fanno queste cose. Comunque questo è di scarsa importanza. Quello che mi interessa è che c'è un gruppo, difficilissimo da capire quanto sia minoritario e maggioritario, secondo me è molto minoritario, che è ossessionato veramente da una specie di matrice, proprio un matrix fascista vero. Cioè che ci sono le democrazie demoplutico, giudaiche e massoniche che complottano contro i paesi sani, che sostanzialmente sono paesi meno laici, più autoritari e più bellini, e queste vanno a tutti i costi scardinate. Queste si concentrano nel passato soprattutto nell'Inghilterra, attualmente si concentrano soprattutto negli Stati Uniti. Ma è proprio una reazione fascista, non c'è nulla di più e nulla di meno. Perché quando ho ascoltato questi, ripeto, l'ho fatto oggi per la prima volta in un modo un po'
sistematico e metodico, le loro posizioni non sono posizioni pacifiste. Loro sostengono che ci debba essere una vittoria russa, perché la NATO si è espansa, è in procinto di espandersi ancora di più, se questi stati, oddio, pericolosissimi, veramente la decadenza dell'Occidente, come la Svezia e la Finlandia, entrano nella NATO, che Dio li proibica. Dopodiché uno che ho ascoltato oggi sostiene giustamente che quando entra la Svezia e la Finlandia, l'unico promontorio libero nell'Europa è Kaliningrad, cioè Königsberg, c'è una piccolissima fascia di terra che è isolata, che è a ovest della Federazione Russa, che è russa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma è minuscola. Però appunto non c'è neanche un passaggio via terra. Se questi si uniscono, buonasera. Questi sono semplicemente, non c'entra niente il pacifismo, il Papa è pacifista. Il Papa pensa, a mio avviso, a torto, che la pace si debba fare in una specie di potpourri in cui bisogna dare un po' di tutto a tutti. Siccome Putin non vuol dare niente a nessuno, questa cosa è utopica, ma è un po' come tutto il pacifismo, che ha un aspetto altamente utopico. L'impressione mia è che in Italia questi dell'antisanzione, del restringere le sanzioni, di levare le sanzioni e tutto si mette a posto, sono assolutamente la parte più idiota, credo in pochissimi casi agenti diretti russi. Aspetta, però adesso stai andando via dall'argomento. Anzitutto, vedi, come al solito, c'è sempre, che anche è rilevante per il nostro argomento, no? Alla fine le persone, gli esseri concreti, soffrono delle loro piccole rabbie. Pensa a questo commento, no? Io non so cosa bestia Lod mi voglia comunicare, a cosa si riferisca, se è il fatto che... ma questa idea, per esempio, no, che si sta a favore di una cosa o di un'altra perché c'è un criterio assoluto, no? Che soggiace a molti di questi atteggiamenti sui diritti da sanzione, eccetera, è un'idea semplicemente folle. Io non ritengo che il sistema universitario americano sia migliore di altri perché è perfetto. Ti immagini? Divento pazzo tutti i giorni a litigare col Dean e considero la deriva a cui sta andando il sistema universitario americano fatale. Mi rallegro di aver fatto ormai il grosso della mia carriera in un altro prima che succedesse quello che sta succedendo negli ultimi 7, 8, 10 anni, che è allucinante. Il dominio del politically correct, l'affirmative action, sta distruggendo tutto quello che di buono c'era. Ma appunto non è quello il problema, di rallegrarsi perché scopri che il sistema americano ha il difetto. Sì, ho capito che era una battuta su Fusaro, sì, però bestia, appunto, approfitto, vedi, il problema dei commenti fatti troppo al volo, approfitto per dire che no, impostare i problemi, e vale anche per le sanzioni, no? In termini di buoni cattivi, perfezione imperfezione, perfetti noi, totalmente imperfetti loro, è erroneo. Le sanzioni, gli atti di guerra si fanno in base a calcoli di convenienza. Nella convenienza ci sono anche aspetti etici, e cioè, per dire, quello da cui è partito Adriano stasera, per voi, il diritto delle donne di abortire. Che sì, adesso mi ero lì che mi leggevo la dichiarazione dei diritti umani dell'ONU, sì, molto probabilmente c'è una maniera di argomentare che il diritto delle donne di utilizzare il proprio corpo è come dire, sottinteso dalla dichiarazione dei diritti umani. E quindi uno potrebbe sì richiedere il sanzionamento. Giustamente, Zeitnot prima ha notato, ma allora perché non lo chiediamo per la pena di morte? D'altra parte la pena di morte non è esplicitamente esclusa, no? Dalla lista dei diritti umani. Vedo che Zeitnot contribuisce di nuovo. Sì, secondo Chomsky, ma questo lo dice da una vita, gli Stati Uniti avrebbero sanzionati quanto stato canaglia. È vero, perché hanno alimentato il terrorismo qua e là. I Mujahideen li hanno alimentati gli Stati Uniti. Li hanno alimentati. Insomma, sappiamo tutte queste cose, no? Perché? Perché esiste lo scontro politico e di forza sul terreno internazionale come sul terreno nazionale. Solo un'osservazione a chi dice che Orsini è stato guest lecturer a MIT. Ho già spiegato cos'è l'articolo di Gatti, è perfetto, spiega esattamente la cosa. Chiunque abbia familiarità con l'ambiente universitario sa che il passaggio di costoro in questi posti, che in Italia fanno grande impressione, oh mio Dio,
è stato del tutto casuale. Se persone come sottoscritto utilizzassero quei criteri per mettere nel loro CV, sarei stato professore in tre quarti di università del mondo, invece solo in 7-8. Quindi non lasciamoci portare da queste cose qua. Torniamo un po' al punto. Io sento una tua difficoltà a riconoscere che questo elemento, ma va benissimo, però io insisto che questo elemento dei rapporti di forza della convenienza debba essere accettato in termini di teoria positiva e che esso implichi anche lo scontro politico propagandistico che dice per me la libertà è importante. Ecco, su quello i tipi come la Di Cesare o come questa coppia di devianti mentali che è diventata, guarda caso, famosa in Italia, non a caso, a mio avviso. Cioè, non a caso il dibattito sull'Ucraina in Italia ha prodotto due, come chiamarli, senza essere ingiusto, insomma, due personaggi così... culturalmente, intellettualmente, anche psicologicamente, nella coda come l'Orsini e la De Cesare, come si chiama? La filosofa, e i quali dicono cose assurde, mentono platealmente, inventano realtà, fanno propaganda russa, però hanno buttato lì un elemento che secondo me a molti ha colpito: meglio la pace che la libertà. E se ci pensi, hanno affermato un diritto così facendo. Non ho nessun dubbio sull'argomento. Il mio, come dire, quello che tu chiami la difficoltà a accettare questa cosa è un residuato, quello sì, davvero un po' liberale. Siccome secondo me, provo a spiegarmelo in breve, in pochi minuti, siccome secondo me è meglio la pace che la libertà, è un presupposto falso, perché una volta che gli hai dato la pace alle loro condizioni, questi continueranno a produrre non solo più avventure di ordine militare, espansionista e così via, ma porteranno nessuna pace all'interno. Cioè, signora, come si chiama, la Donatella di Cesare, una volta che arriva Mievdeyev e quell'altro, là, il vostro amichetto, Dugin e così via, buonasera, bisogna insegnare Ivan Illin e basta. Si può continuare a insegnare Heidegger, siete già abituati, ma questa è la fine. Cioè, è meglio la pace che la libertà, è un modo per perdere tutte e due. Perché? Perché i nemici centrali, e su questo io ho nessun dubbio, della pace e la libertà, sono proprio quelli a cui di tutto questo non gliene frega niente, gli interessano i loro cosiddetti santi diritti o presunti diritti sul territorio che a loro spetta, perché sono, ripeto, etnodittature basate su forme di fascismo più o meno sofisticato. Per cui questi signori, che secondo me vengono eccessivamente amplificati soprattutto dai soldi dei contribuenti e dalla RAI, perché voglio dire, nel mondo nessuno sa chi sono, cioè l'ho chiesto a parecchia gente nei due paesi che frequento in modo diretto e indiretto, cioè Germania e Francia, nessuno li ha mai sentito nominare. Cioè, non è neanche come Agamben, che se non altro ha uditorio, dice follie, però è uno famoso per conto suo e buonasera. Questi non hanno neanche l'uditorio. Cioè, Orsini è un fenomeno da teatro organizzato da quell'altro, come si chiama, da Travaglio, fine. Lui dice di aver, sono andato persino ad ascoltare questa famosa dichiarazione in cui lui dice di aver previsto l'invasione dell'Ucraina e non c'è la previsione di nulla. Sono delle forme, forse ha ragione, come si chiama, Giulia Nichini, sono delle forme estreme di narcisismo pur di apparire, bisogna dire una cosa perturbante, e quindi bisogna dire appunto Hitler non vuole la seconda guerra mondiale, quegli altri sono andati a fare la doccia e sono tutti caduti in una doccia Auschwitz e così via e così via. Questo è il fatto. Secondo me questa è una cosa su cui potremmo tornare anche violentemente. L'alternativa in cui bisogna prendere la pace anche a costo di sacrificare la libertà e così via è un'alternativa totalmente fallace. Dando la pace
ai propri nemici, da tutti i punti di vista, si perde anche la libertà. Cioè, quando... Ma io sono tutto d'accordo ovviamente con te, a proposito c'è Birra Duff che vuole sapere cosa pensi del tradimento dei chierici di Benda. Sì, io sono d'accordo con te, ma il punto, Adriano, è che tu hai appena argomentato nello scontro politico mediatico che per te la libertà è più importante della pace e che ti sembra che persa la libertà si perda anche la pace. Alcuni possono tranquillamente, molti monaci, molti cristiani, cioè vi sono una serie di visioni del mondo, non lo so, un certo buddismo orientale in stati autoritari e un certo altro buddismo si oppose, ma un certo buddismo ha accettato, non importa, stiamo nella pace, lasciate che loro facciano quello che fanno. Poi quando i cinesi hanno deciso di imporgli il cambiamento delle regole e togliergli il potere nel Tibet, si sono svegliati e hanno detto, sai cosa, no, ci state togliendo il potere, quindi ci incazziamo, c'è stata la rivolta. Insomma, sono d'accordo con gli argomenti che tu hai dato, ma non tolgono nulla al fatto che tu hai semplicemente cercato di convincere che di fatto nel mondo in cui viviamo la libertà permette la pace, mentre la pace non permette la libertà e molto probabilmente porta a una crescita progressiva dell'oppressione e quindi alla distruzione della pace. Comunque, Benda, se vuoi. Penso che siamo d'accordo. Dunque, al signor Birra Duff, ma non potete mettervi dei nomi normali, Birra Duff, va bene, lasciamo perdere, insomma, chiamatevi Roberto, Gianmaria, non lo so, quello che vi pare a voi, comunque va bene così. Birra Duff, Benda è un ottimo libro e ho l'impressione che nella maggioranza dei casi la gente, molta gente, non troppa, però molta gente, si aspetta solo troppo dai chierici. I chierici in questo caso sono le classi intellettuali, le classi molto educate, d'accordo? Per una quantità di ragioni su cui ci si può ritornare, ci si può pensare, il mio parere banale è che i chierici sono esattamente come tutti gli altri, cioè l'eccesso di competenza e la competenza vera, per metterla in termini molto più antiquati dei termini contemporanei, non produce saggezza, produce vera competenza. Ci possono essere la persona migliore durante la guerra fredda, certamente il cervello migliore, che era Johnny von Neumann, lui aveva deciso che era meglio, per evitare una guerra nucleare, iniziare una guerra nucleare offensiva diretta, perché una volta che l'Unione Sovietica fosse stata ridotta a meno che polvere, le probabilità di guerra nucleare si abbassavano. Venne portato a più miti consigli e ringraziando i vari dei questo non successo. Uguale per i chierici dicono scemenze impressionanti, ma per una quantità di ragioni che è praticamente innumerevole. E quindi il tradimento dei chierici, ecco, già l'espressione dovrebbe dire che il tradimento di chi ha messo molte speranze, a mio avviso poco giustificate, nel comportamento dei chierici. I casi famosi, i casi italiani, che sono ben noti, quando il regime, quando la corona e il fascio impose il giuramento di fedeltà agli universitari, sono 12 che hanno rifiutato, 12. Si notate bene che pochissimi di questi, tra l'altro, hanno subito gravi sanzioni. Era una cosa simbolica, a questi piaceva il potere. Ai chierici piace il potere, un po' per convenienza, perché ti paga lo stipendio, un po' per abitudine, un po' per essere molto intimi con i meccanismi di potere, cioè è bene che quello che fa, che ne so, filosofia e ragione, si tenga in buono i vescovi. E questo è abbastanza standard. Per cui, e d'altra parte, anche i chierici veri, non c'è nessuna garanzia che il dipartimento di biologia o di medicina sia composto da gente saggia. Magari sono bravissimi a fare i ginecologi, poi, come spesso accade, sull'aborto dicono imbecillità assolute. Per cui, signor Birra Duff, la mia modesta opinione è poco fidarsi dei chierici previene anche la possibilità che uno si senta tradito dai chierici. Nel caso invece delle sunnominate figure, che sono chierici di non so bene cosa, ma sono chierici in qualche senso, trattasi di utili idioti. Ripeto, utile è un aggettivo contingente, sono utili nel momento presente a certe manovre che vengono fatte per
indebolire il sostegno alla resistenza ucraina, alla resistenza antirussa. Quindi sono utili certamente a questi piani, però sono principalmente degli idioti. Nel caso di Orsini, che oggi ho guardato veramente per 40 minuti buoni, perfino i tic facciali danno l'impressione di un vero idiota. Però qui può darsi che sia io che esagero, nel senso che mi danno fastidio certe finzioni del narcisismo, cioè che uno arriva sempre le correnti fondamentali del mondo sono contro di me, sono io solo che ho capito, e l'ho capito totalmente tanti anni che nessuno mi ha ascoltato. Vabbè, ma quello è un personaggio comico. Però credo che insomma, il problema che hai posto, tornando al punto, no? Sia sì, che c'è la lotta politica in corso, c'è una lotta politica fra gruppi di interesse, alcuni diremmo ideologici. Viviamo anche in società ricche abbastanza, informate abbastanza, in cui si riceve utilità dal parteggiare per una nazione o per l'altra nell'ambito mondiale, assistendo alle lotte di potere, o anche solo alle competizioni economiche, come se fosse uno spettacolo, che tra l'altro secondo me dice molto del perché, lo spettacolo, no? La lotta, lo scontro fra una parte e l'altra, rappresentare lo scontro fra una parte e l'altra, sia una costante eterna delle culture degli umani, no? Antropologicamente una specie di invariante. Viviamo in un mondo e quindi molti oggi stanno contro l'Ucraina e con Putin, perché per loro è una maniera, non a caso un'insistenza continua, che è una guerra per procura, perché è una maniera di stare contro gli Stati Uniti e vederli perdere. Ogni ucraino che muore, per quanto li riguarda, è un americano che soffre. Ed è una follia, certo che è una follia, dal punto di vista del pensiero analitico è una follia, ma esattamente come quelli che festeggiano o temono, perché ci sono anche quelli che temono, perché il PIL cinese diventa più grande di quello americano. E cosa te ne fotte? No? Tutte le volte che ho visto questi argomenti, ma è pericolosissimo, il PIL cinese diventa più grande di quello americano. E a me cosa cazzo me ne c'era? Cioè, voglio dire, che differenza fa? Quello che conterà sarà, non so, il reddito mio se cresce o non cresce. Il reddito mio cala a causa del fatto che il reddito dei cinesi cresce o no? No. E allora il reddito di quelli che mi interessano cala o cresce grazie al fatto che quello dei cinesi cresce? E poi che abbia vinto il campionato dei numeri la Cina, che bella forza, ha una popolazione 4 volte e mezza, basta che abbia il reddito di un terzo che il reddito totale diventa maggiore. Ecco, però questa, moltissime persone si appassionano a questo e decidono il loro orientamento politico su questo, no? A mio avviso fa parte anche questo della lotta politica, perché la lotta politica per bene o per male ha anche la dimensione dello spettacolo. Molti alla fine sono indifferenti al risultato finale, votano per l'uno o per l'altro perché è la loro squadra. Io sono completamente d'accordo. In questo caso, io che invece qui posso dichiarare i miei gusti, adoro i cinesi, proprio mi piace la civiltà cinese, però sono affari miei. Una ragione per essere preoccupati se il PIL è troppo grande è che appunto questi continueranno a imporre sempre di più riconoscimento facciale quando vai alla stazione del treno e così via e così via. Cioè il problema non è, a mio avviso, il numero, cioè, è come dire, c'è molta più gente in India che in Svezia, il che è sicuramente vero, cioè ci sono molti più indiani che svedesi. Quindi niente, quindi è meglio vivere in Svezia dove nessuno ti rompe i cosiddetti stop. È più piccolo? Sì, è più piccolo. Quello che è grave è se il PIL cinese diventa invece il piede di porco per entrare e cominciare a imporre cose contro la libertà. Ripeto, che film si fanno, se si possono fare manifestazioni atee, se si può essere cristiani. Hanno appena arrestato il vescovo cristiano a Hong Kong, cattolico cristiano, e così via, che è anche cardinale, credo adesso. Chiuderei su questa cosa. Se volete, se vi interessa, sul tradimento dei clerici ci si può ritornare, perché a mio avviso dipende da un errore che è proprio un errore concettuale ed è un errore che è stato, secondo me, giustamente richiamato da molti. C'è questa idea bizzarra che le forme della competenza, o se volete del sapere, dell'essere informati, usate un po' varie cose,
generino una specie di grande completezza saggia, cioè che uno sia meglio orientato se sa molto X. Notate bene che questo non succede mai, è interessante la cosa che è successo ad esempio con i virologi, a cui si chiedevano cose di cui i virologi non sanno nulla. Ho cercato disperatamente di spiegare al professor Burioni e a molti altri, guarda che tu sai come funziona il virus, poi tu non hai la più vaga alba di come interagiscono gli umani, di come si trasmette, non sai leggere la statistica, non sai cos'è un processo. Tra l'altro. Non sai. Ma il buon Roberto, siccome gli avevano dato, lui e tanti altri, che per carità Roberto almeno è simpatico, e tanti altri meno simpatici tipo il Crisanti, che ne sapeva ancora meno anche di virus, siccome gli avevano dato l'ospitata televisiva, il grande successo, non volevano sapere. Siamo noi, abbiamo in mano noi la verità. L'effetto si è visto. Non avevo in mano la verità. Uno non ce l'ha in mano nessuno. E di sicuro, su come si comportano gli umani, non è che i virologi siano praticamente esperti. No, chiudo su una cosa. Guardate che questa cosa non è, è l'opposto di Massimo D'Alema. Non è che la politica deve tornare al posto di comando, perché i politici, esattamente come tutti gli altri, sanno pochissimo. La difficoltà enorme è appunto far funzionare un cervello sociale. Se si riuscisse, e non è affatto detto che si possa riuscirci, a gestire insieme queste cose, perché le forme del sapere sono sufficientemente divaricate che appunto Johnny von Neumann forse era matto in politica, sicuramente non era matto in fisica, di sicuro non sui computer, di cui ne capiva 5.000 volte più di tutti quanti che blatterano su scemenze, però appunto non so se lo volete presidente. Di converso, non so se volete che il presidente decida le politiche vaccinali, vedasi governo Conte 1 e governo Conte 2, in cui dei personaggi un po' strani hanno preso delle decisioni assai più strane. Direi di darci tutti un buon fine settimana e semmai ritornare al tradimento dei clerici. Per chi segua queste cose, mi riprometto tra adesso, cioè metà di maggio, e giugno di tornare a parlare di filosofia, perché queste robe mi danno un po' d'angoscia individuale, cioè ascoltare questa qua De Cesare fa male, proprio male, perché è male. Basta ascoltarla, e so anche voi. Cioè, non lo so, però bisogna informarsi. Insomma, questa ripete sempre le stesse putanate, Twitter è sufficiente, dove la prendo in giro regolarmente, lei ovviamente da grande professoressa sdegnosa non risponde, l'ho invitata 10 volte a dibattiti, se ti interessa. Ah, devo anche dire, non so, forse sono le bolle, forse la bolla sua è più piccola della mia, ma noto che siccome commento i tweet peggiori di Cesare con una certa passione, vi è maggiore approvazione dei miei che dei suoi. Non perché questo mi riempia d'orgoglio di per sé, ma o ben le due bolle sono in dimensioni diverse, o ben nel girare per Twitter, nel mondo almeno di Twitter, la maggioranza delle persone ritiene che sia il caso di difendere l'Ucraina, ritiene sia diritto perfetto solo per Finlandia di entrare in NATO e che non sia un'annessione. Mettiamola solo così. Per curiosità, questa ha rifiutato di venire a una di queste cose o non ha mai rispondo? Peggio che rifiutato, non risponde. Non risponde, va bene. I pochi che hanno risposto hanno detto tutti sì, perché quando rispondono si vergognano. Poi dopo spariscono come Toni Capuozzo. O ti bloccano subito come il giornalista, quello forse tra i più tremendi, perché di una ipocrisia racconta una quantità di bugie con grandissima abilità, questo Nico Ruota per Rai 3 News, perché è molto abile e quindi racconta sottili bugie che sarebbe molto divertente demistificare con un po' di tempo, però siccome lo sa e deve avere la pelle finissima, incapace di sopportare qualsiasi critica, come tutte persone di mentalità autoritaria, c'è uno di questi che si ritiene, sei di questi, va di moda, devi sapere, non so se hai notato, me ne sono accorto in questa guerra, in Italia va molto di moda il giornalista internazionale buono per definizione che eroicamente racconta i drammi degli altri, perché lui è buono, sì, Nico Piro, ce ne sono sia di femminili che maschili e sono personaggi a volte interessanti, come il mio Musa Martini, a volte francamente ambigui, perché si autotrasformano in santi predicatori. A mio avviso il cronista internazionale va benissimo, è anche uno che vive una vita piuttosto avventurosa, se va nelle zone di guerra è rischiosa, chapeau, viene anche pagato considerevolmente, ma non è il dispensatore del bene e del male, è uno che ti racconta quello che succede in Afghanistan, piuttosto che in Malesia, piuttosto che nel centro del Congo e così via.
In Italia esiste questa varietà tipicamente di sinistra del predicatore giornalista internazionale, il quale ti racconta le storie, però con la morale, ti spiega quali sono i giusti, quali sono gli ingiusti, chi sono i buoni, chi sono i cattivi, e ovviamente ti racconta che lui è una variante del Buddha o di Gandhi, o insomma si scelga. Ecco, questo Nico Piro è una versione esagerata di questa cosa. No, Palma ha un social, Palma, vogliamo sapere se hai i social. Cos'è la domanda? Se ho un conto di Facebook, la risposta è sì e non lo uso mai. Mi dà fastidio che la gente mi mandi queste robe assurde. Oggi a colazione ho mangiato un panino e un uovo. Gli ho detto sì, guardi, molto interessante, ma non potrebbe proprio fottermene di meno. Non so cosa dovete fare sui social, quello che ho da dire, potete chiedermelo privatamente, il mio indirizzo è noto, l'ho detto 5.000 volte, quindi non lo ripeterò. Se voi passate il tempo a perdere tempo a inseguire le fotografie che ci sono sui miei social, non hanno nessun interesse. Siamo chiari? Per il resto, c'è uno che mi chiede su cosa vorrei tornare in filosofia. Beh, una cosa su cui bisognerebbe tornare in filosofia non è affatto fare cose, ma una cosa su cui varrebbe molto la pena di tornare è una cosa che Michele mi ha chiesto, credo adesso parecchio tempo fa, un anno fa, cosa fanno i metafisici. Lì ci sarebbe molto da dire, appunto, evitare questa continua ossessiva ripetizione della storia, di allora il grande autore X ha detto così, ma il grande attore XX ha detto così. Sul tradimento dei chierici sarebbe interessante ritornare, perché è una difficoltà che a mio avviso è reale. Quanto più si espande il tipo e il modo delle cose che si possono capire, tanto più è difficile, come dire, tenerle tutte assieme, per cui il virologo che ha delle buone idee in termini di politica medica, non sui virus, ma di cosa si fa una volta che abbiamo capito quali sono gli effetti dell'infezione virale e così via, un po' interno all'otto, ecco. E dall'altro lato, in barba a vari umanisti, il principe non c'è. Cioè non c'è il Valentino per Machiavelli, non c'è Lenin per i bolscevichi, secondo me non c'è neanche Andreotti per quelli che sono cristiani in Italia. Cioè questi sono deboli, deboli, deboli. Però su questo varrebbe la pena ritornare, perché appunto è una domanda vera su come un cervello sociale che tende per sua ragione a espandersi riesca in qualche modo a trovare dei punti di decisione che, anche se avesse al 100% ragione Carl Schmitt e Michele Boldrin, solo la lotta politica decide, alla fine uno deve anche decidere su quali regole della lotta politica, come questa cosa viene contata. Ecco, non vorrei, o almeno penso che ci siano buone ragioni per essere assai scettici su una specie di Trump. Chi grida di più, chi pesta di più il pugno sulla tavola, in qualche modo ha il diritto di trarne le conclusioni. Sì, ma ragazzi, erano i virologi che si vengono in mente, previsione dei rischi, poi è chiaro che si è andato troppo avanti, infine ci si è abbassati a contare i bambini. Non so cosa vuol dire, signor Cappelletto in brodo, o dite delle cose sensate e facilmente comprensibili, oppure non so cosa dire, perché non so cosa volete. No, lo dico io, Cappelletto in brodo, l'ho lasciato messo lì apposta. No, sì, ma un cazzo, ragazzi, scusami. Erano i virologi che servivano in quel momento. I virologi in quel momento non servivano in televisione, servivano in laboratori a capire la gravità del virus, la probabilità che si trasmetta e poi soprattutto a cercare i vaccini o le medicine. Lì servivano i virologi. Per quanto riguarda invece la trasmissione, le misure più adeguate a ridurre la trasmissione, a proteggere questo altro, servivano, oltre ai virologi, una varietà di medici di altre specializzazioni che hanno capito che so a... che non so perché il signor Merigliano, il professor Merigliano, che virologo non era, già a marzo diceva mascherine al chiuso assolutamente, e a fine marzo disse basta respirazione artificiale perché crea trombosi, ho fatto le autopsie e questa roba ammazza soprattutto per trombosi diffusa. Ok? Questi virologi non l'avevano capito. Quindi servivano anzitutto tante specialità mediche, sarebbe stato il caso di ascoltarne di più. Ok? I successi famosi del Veneto si devono più, almeno nella fase iniziale, all'attività di Merigliano e di altri medici simili che non alle fantasie sperimentali di Crisanti. Quindi mi dispiace, vi hanno raccontato una valanga di balle, non ho tempo purtroppo di scrivere quello che volevo scrivere, ma
su quella cosa sono state raccontate le balle. E ripeto, infine, per capire gli andamenti, le curve, la rischiosità, il costo, serviva una valanga di tecnici diversi. Per capire che bisognava proteggere l'RSA, cosa che non si è mai fatta, santa Madonna, okay? E per la quale abbiamo dovuto muoverci noi da Liberi Ordini per trovare 4 soldi da far mettere in bilancio attraverso deputati e amici, okay? Per le case di ricovero italiane. Non servivano i virologi, serviva capire come funziona una casa di ricovero e mettere in atto le misure adeguate. E soprattutto per capire la dinamica di tutto questo servivano tante persone. Okay? E non solo i fisici che si divertono con i modelli epidemiologici pensando che gli esseri umani siano ioni o particelle, ma anche gli economisti, alla Visin, per non menzionare Boldrin, che su quelle cose hanno cominciato a studiare i problemi ben prima dei fisici e che si sono resi conto, guarda caso si sono resi conto tutti, poi adesso, che gli esseri umani reagiscono a situazioni di rischio e che quindi nel modellino si comportano diversamente. Basta col comizio. Ma avete un po' rotto il cazzo con questa ripetizione della stupida sbobba che vi hanno venduto in televisione per tenervi sotto il gioco dei virologi televisivi e dei politici alla Ricciardi che vi hanno tenuto in casa a farvi del male per 2 anni e mezzo. Adesso anche basta. Infatti siete ancora lì con le mascherine, invece qua no. E qua i virologi in televisione ci sono andati molto poco. Perché davvero mi hanno rotto i coglioni questa roba, cazzo. Bisogna che trovi un collateral line of income and intervention come press officer of the Nobel Memorial Prize, che spiega semplicemente perché gli economisti servono. Non chi è bravo, ma perché servono gli economisti. Comunque, sì, ma non era una difesa dell'economista, per carità, servivano gli stati, serviva tanta gente in quell'occasione, invece nel provincialismo culturale italiano abbiamo trasformato la cosa in uno spettacolo. A proposito invece di libri da discutere del ritorno alla filosofia, un ascoltatore aveva suggerito, io me l'ero scordato, in riferimento a quello che io dicevo prima, un libretto che lessi tanti anni fa, probabilmente tu lo conosci meglio, ma di Debord, La società dello spettacolo, un libro molto vecchio, da quello che dico, più o meno contemporaneo a quello di Baudin, infatti, no? Deve avere 45 anni, è una cosa del post 68 più o meno. Si può guardare, quello che mi ricordo era un po'... insomma, quelli divertenti, era come gli indiani metropolitani, si ride un po', ma ci trovava... No, la sua teoria, se la ricordo bene, era la solita storia, che era panem et circenses per opprimere il popolo, che la società capitalista crea, il capitalismo crea, no? la domanda di spettacolo, perché tutto si trasforma in uno spettacolo, tu ridi come un idiota e sei contento. E invece, secondo me, la verità, insomma, è più vicino alla verità riconoscere che il bisogno di spettacolo è un bisogno umano in un certo senso eterno. Ecco. Allora, voi che siete così ipertrofici e bravi sui social, dite se tante persone... Debord l'ho letto quando è uscito, una roba che si chiamava Società dello spettacolo, proprio il titolo del libro, che sicuramente è tradotto per adesso. È uno che poi si è sparato in bocca poco dopo, per cui non troverete una grande bibliografia sul tema, però è uno di questi che ha fondato questa famosa, come la chiamava, l'internazionale situazionista, non socialista, era situazionista. Era uno di quelli, sì, è vero. Era uno di quelli, sì. Però se la cosa vi interessa, lo rileggo volentieri, non ho, come dire, un ritratto scolpito che mi abbia impressionato più che tanto, però ho capito che a tanta gente piacciono queste robe qui, anche perché sono facili, cioè leggere Wittgenstein è un po' un tormento, è difficile obiettivamente, e non si capisce bene appunto la domanda del pragmatismo, è tutto questo, quante uova fa nascere dalle galline, quanto latte fa uscire dalle mucche e così via, la risposta è niente. Io direi, se avete un modo di comunicare anche a me stesso, ripeto, apgspalma@icloud.com, come i, come iPhone, nuvola.commercio, mandate un'email e se vi interessa veramente Debord. Non trovo che siano argomenti di grande interesse e ecco, non so cosa abbiano a fare con quel che qui si discute, se non... se vi sia o meno una specie di
Di natura umana che vuole lo spettacolo, o di una componente preponderante della natura umana che ha bisogno di questo coso. Come, che ne so, le cellule hanno bisogno di essere idratate, per cui se non volete chiamare la natura umana, chiamate la specie, ha bisogno di acqua. Ecco, la natura umana, in senso, se volete, più mentale o più psicologico, può darsi che abbia una componente preponderante che invece si inventa uno spettacolo se non lo trova, cioè va a vedere Brighella al teatro. Sul tema serio, pensateci, perché secondo me tendiamo tutti, io stesso in primis, per cui prendetelo anche come un tono largamente autocritico, che quando si parla dei diritti dell'uomo, in qualche misura passa sempre Alexander Solzhenitsyn, Navalny, Natan Sharansky, e meno, un po' meno di interesse sul fatto che esiste l'oppressione delle donne. Ed è talmente sistemica e massiccia che, anche perché ce ne rendiamo ben conto, insomma, ci abbiamo messo 2000 anni e passa. È un po' più solida della credenza nella schiavitù, che è altrettanto obsoleta e poco diffusa adesso, però è stata diffusa per molto tempo. Virgola, sì, ho paura che vi sia un attacco contro la libertà d'aborto, capisco bene, ho letto anch'io questo famoso memo apparentemente che è stato rilasciato da Justice Alito, che è uno dei componenti della Corte Suprema degli Stati Uniti. L'argomento è sottile, a mio avviso sì, ci sono delle parti folli, ma c'è una parte che non è folle, perché manca una base seria in termini costituzionali, per cui è difficile dire che ci sia, come dire, che la Costituzione dà un mandato agli stati di comportarsi in quel modo. Questo è il mio parere. Ci ho detto, buon weekend. Con Michele ci sentiamo sicuramente domani, e venerdì prossimo miglioreremo nel caso con la società. Vediamo se riusciamo a tornare a un po' di filosofia, dai. Bene. Ok, bene. Ciao, Boy. Ce lo ripromettiamo spesso, ma poi i fatti sono. No, poi lo faremo. Spero che la guerra non, come dire, non sbarelli ulteriormente. Bye bye, boys. La guerra durerà. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Buona serata. Ciao. Ah, no, aspettate, state fermi tutti, che siamo su Twitch e andiamo a fare il raid a Alexandra Georgieva.